Danilo Brugia e Paciullo presentano Showtime. Senti che applauso scrosciante, perché sì, è arrivato il momento, eh? Ce l'abbiamo in collegamento, l'avevamo annunciato prima, un amico, siamo un grande artista, sì, grande cantante, autore, bravo, tutto, in bravo. Collegamento con noi Francesco Boccia. Francesco, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Eccolo. Ciao Francesco, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene, è un bel periodo, sono contentissimo per tutto quello che sta succedendo, insomma. Bravo. Una cosa incredibile. Diciamo che mi viene in mente un turuturuturu nella testa. No, ma poi sai quel detto che dice tu semina perché poi raccogli, che poi raccogli e raccoglierai. E tu stai raccogliendo tanto dal 2001, perché parliamo di questo brano che si classificò al terzo posto nel Festival di Sanremo, Le Nuove Proposte, con Giada Calenda, insomma, in coppia. Ma che cosa è successo? Dici tu che è successo invece in questi giorni. Ragazzi, è successo che una mattina mi sono svegliato e mi sono ritrovato sul cellulare un video di una fan brasiliana che ogni tanto mi scrive, che era andata al concerto dei Coldplay. Dei Coldplay. E inaspettatamente a San Paolo de Brasile. Sì. E inaspettatamente mi sono ritrovato Chris Marti che cantava Turu Turu insieme a Sandy. Aspetta, pensate che questo video di cui parli ce l'abbiamo. Vai. È andato anche al TG1. Mandatelo. Vai. Eccolo, grazie. Eccolo qua. No, spettacolare. Però non sentiamo. Eccolo. No, senti che spettacolo. Quello è Chris Ma sul palco. Sì. Sentite. Let's try with Sandy. Sentiamo, attenzione, che cantano Turu 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 nella testa. Vai, una straordinaria. Mamma mia, che concerto pazzesco. No, datecelo l'audio, datecelo, grazie. Datecelo, che ci piace. Sentite. Mi sa che è questa, Credo di sì. Questa, ragazzi, è questa. Che bello. Che spettacolo. Vabbè, allora, diciamo che io un po'... Grazie, eccoci. Ma no, è meraviglioso, È meraviglioso, ma io un po' me l'aspettavo, perché questa canzone, Turu Turu, dopo che la partecipazione al Festival di Sanremo, dopo 6 mesi, questa coppia di ragazzi, questi due fratelli, Sandy e Junior, che in Brasile sono super famosissimi, hanno fatto la cover di Turu Turu, Quando Você Passa, e sta in questo disco, ragazzi. No, vedete? Meraviglioso, eccolo lì, grande. Ma pensa, questo disco ha venduto più di 2 milioni di copie. Mamma mia. Niente. Quindi Turu Turu è diventata la canzone più famosa che esiste in Brasile. Guarda, siamo contenti, Fra. Che sta facendo il tour mondiale in ogni paese dove va. Canta questa canzone più famosa. Ma che spettacolo! Adesso io lo sto aspettando in Italia. A me, perché dovrai cantare tu con lui. Grande. Senti, Fra, rimani con noi in collegamento, perché fra un po' manderemo un altro video e continuerai a parlarci di questa bella cosa e soprattutto dei tuoi ultimi impegni che ti vedono protagonista anche fuori dai confini italiani. Rimani con noi. Con noi, Francesco, rimani, eh? Questo venerdì 7 aprile 2023 noi siamo molto contenti perché abbiamo in diretta un grande ospite, un grande artista. Sì, un amico, Francesco Boccia. Franci, bentornato. Eccomi. Ti abbiamo fatto aspettare un po', ma ne valeva la pena, guarda, perché noi quando stiamo con te vogliamo stare proprio sereni. Ah. Allora, senti, a parte... Io sono proprio il pacione, ragazzi, proprio il pacione. Meraviglioso. Stare con voi tutta la giornata. Meraviglioso, sei meraviglioso. Ah, tra l'altro lo diciamo subito, perché l'altro giorno messaggiandoci mi hai promesso che quando verrai a Roma ci passi a trovare. Però, anche, scusa, in studio. Lo ha detto già un paio d'anni, ragazzi, fa, se non è. Poi c'è stato il Covid di mezzo, quindi è giusto. È giustificato. Allora, stavolta vengo sicuro, perché mi ha invitato Fiorello alla sua trasmissione. Grande. Quindi dopo Pasqua verrò a Roma
ne approfitterò. Quella giornata verrò anche da voi. Guarda che questa cosa porta fortuna, perché l'altro giorno abbiamo avuto ospite Paolo Belli, che la mattina era andato da Fiorello e poi è stato ospite da voi. E poi la sera, ieri sera, perché ha fatto ieri sera lo spettacolo al Teatro Olimpico. Allora, senti, dopo questa grande e bella notizia che Chris Martin dei Coldplay ha cantato la tua canzone in Brasile, a San Paolo del Brasile, poi vabbè, tu sei autore di un altro grande brano che è Grande Amore, che ha portato al successo mondiale. Quali sono i prossimi tuoi impegni, Fra? C'è qualcosa? Ce n'hai una per noi, per me Brugia? Scusa, io ho canzoni per tutti, ragazzi. Ho canzoni per tutti. C'è questo cassetto dei sogni che è zeppo di canzoni. Poi le mie canzoni stanno fuori tempo, perché io le scrivo 20 anni prima e poi dopo 20 anni hanno un grandissimo successo. Allora vuol dire che sei ancora più bravo. Certo, cantare con lui, Fra, veramente cantare con lui sarebbe fantastico. Ragazzi, se io vengo a Radio Roma, dobbiamo cantare Turuturu insieme, certo, come minimo, è ovvio. Lo facciamo live. Senti, allora invece altri impegni live anche tuoi in Italia, all'estero? Allora, adesso, a parte gli impegni miei personali, che sono comunque sono tutti scritti sui social, sulla pagina Facebook, su Instagram, c'è un grande appuntamento che inizia proprio il tour estivo dei The Super Four. Voi sapete che già siamo venuti certo. Il 22 aprile iniziamo dal Teatro Alessandrino ad Alessandria e poi gireremo tutta l'Italia e l'Europa fino a ottobre. Seguite le pagine così sapete dove stiamo. Fantastico. Bello, siamo contenti, Fra. Allora, e poi c'è un'altra novità, ragazzi, ci vedremo a breve, perché abbiamo lanceremo un nuovo singolo che è la cover dell'immensità, e la faremo insieme al grande Don Bachi, quindi The Super Four Fit Don Bachi, l'immensità. Grande! Ma che belle notizie, siamo contenti davvero. Allora, grande in bocca al lupo per l'inizio della pubblico, della... facciamo un applauso a Francesco Boccia, scusate. Allora, in bocca al lupo, Fra, per tutto, per l'inizio della tournée con The Super Four, per tutti i tuoi successi, per Turuturu. Ti aspettiamo a Roma e noi ti auguriamo anche a te e a tutta la tua famiglia buona Pasqua. Buona Pasqua davvero. Buona Pasqua a tutti, vi voglio bene, ragazzi. Ciao Fra. Francesco Boccia in diretta qui su Radio Roma. Showtime, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, solo su Radio Roma.